Buonasera, siamo con Francesco Tornato, mister del Real Cittanova. Mister, buona vittoria, buona prestazione, un commento a caldo. Sì, grazie per i complimenti. No, ci tenevo a fare i complimenti alla squadra, anche perché si erano preparate bene, feci complimenti veramente ai ragazzi che hanno interpretato bene la partita, per come gli avevo chiesto io, perché in settimana li avevo visti veramente propositivi, veramente attenti a quello che dovevano fare. Sinceramente sono molto orgoglioso di loro, come della società e tutti quanti. Abbiamo dimostrato che siamo una società sana e una squadra altrettanto sana, che vuole giocarsela dappertutto. Poi questo sapevamo che era un campo difficile, una squadra che da tanti anni che fanno, diciamo, la categoria, e quindi è stata, penso che qui verranno poche squadre a fare punti, perché la squadra, diciamo, è una squadra di categoria. Siamo veramente soddisfatti per la vittoria e facciamo i complimenti al Palmi per l'ospitalità ricevuta. Bene, il primo tempo un po' incolore da entrambe le squadre, poi nel secondo tempo con le squadre un po' allungate si è visto un po' più di calcio. Sì, diciamo che magari il Palmi all'inizio ha contrastato bene le nostre, diciamo, ripartenze, perché il Palmi all'inizio ha giocato, ci ha messo 5 minuti che ancora dovevamo prendere le stanze tutto quanto, poi siamo usciti e poi è uscita la nostra condizione atletica, perché, ripeto, è un gruppo di ragazzi che mi seguono e si allenano con costanza e impegno. Sono molto orgoglioso di loro. Benissimo, grazie ancora Francesco Tornato, una buona serata. Grazie a voi. Buonasera, grazie. Siamo con Gianfranco Luppino, preparatore atletico dell'SD Palmi. Oggi una sconfitta, però una buona prestazione, direi. Sì, diciamo di sì, abbiamo tenuto abbastanza bene il campo. Diciamo che in questo periodo la squadra è un po' rimaneggiata, perché mancavano alcuni titolari, cambiamenti di campo, tante situazioni. E il mister ha dovuto giocare, quindi questo rende l'idea della situazione in cui siamo, però diciamo che non abbiamo sfigurato. Ecco, l'importante, noi non puntiamo in questo momento a vincere il campionato, però se le cose si dovessero aggiustare, strada facendo, oddio, sì, il pallone tutto si può pensare a qualcosa di diverso. Sì, e comunque, diciamo, come dicevamo con il mister del Cittanova, primo tempo un po' incolore da entrambe le squadre, poi secondo tempo invece si è visto, diciamo, un calcio diverso, un po' più forse propositivo. Noi nel primo quarto d'ora meritavamo di più e magari loro nella prima parte del secondo tempo meritavano di più. Secondo noi forse pareggio era forse la cosa più giusta, però il pallone, abbiamo visto che con due svarioni hanno fatto due gol, noi con una palla spezzata abbiamo fatto un gol. Diciamo che trame offensive non hanno portato al gol, sono state solo episodi. È bene così, insomma, purtroppo l'importante è che alla fine i ragazzi in campo mi pare si siano divertiti, sì, perché comunque c'è stato molto free play. Noi avevamo amici, colleghi nell'altra squadra, quindi alla fine è una partita non dell'amicizia, ma interpretata così. Beh, l'importante è che sia andato tutto liscio, dai. Sì. Vabbè. E allora in bocca al lupo per il prosieguo e speriamo nella prossima partita che ci sia una vittoria. Speriamo. La ringrazio. Okay, grazie a voi, buona serata. Grazie.